Fame stasera, anche no? Ma eh, ti dico abbastanza, ma sai perché? Perché poi questo nostro chef della pergamena è uno che ci prepara sempre in tingoli di un certo tipo. So che stasera mangiamo pesce. Perché c'è anche un ospite, capito? Volo... graditissimo eh, che insomma una persona noi... per bene, un nostro amico, un Antonio. orgoglio di questa terra. Aggiungiamo altro. Diciamo che siamo Peppino Mazzotti, so che eh. se lo conoscono tutti. Buonasera, buonasera. Eh. E chiama il pesce perché lui è un marinaio. Ecco, ora, partiamo da questo: tu ami il mare in maniera come dire, esponenziale sì. e sei anche capace di fare come dire, queste tue gite eh, attraversando tutta la, diciamo anche il mare terrestre. È nato a domanico. È per questo dico: è nato in montagna, sì, sì, però sì, forse sì. per questo, hai avuto sempre desiderio del mare. Mm, sì, forse questo, perché non si andava al mare perché no. io comunque ero cresciuto in un paesino di, diciamo, di montagna, il mare non era una cosa che si considerava, anche d'estate ci si andava poco, allora forse io avrò coltivato questo desiderio Desidero, momentane... verso una meta che era irraggiungibile. E poi dopo, da adulto, insomma, ho frequentato molto il mare, mi piace molto. E quando giravi a Montalbano, lì, cioè stavi parecchio tempo al mare, no? Sì, noi lì abbiamo fatto, i primi anni giravamo d'inverno, quindi era abbastanza poco piacevole, perché insomma un posto di mare d'inverno non c'era nessuno, poi faceva molto freddo. Poi abbiamo capito che era meglio girare tra la primavera e l'estate e quindi il mondo Festa è cambiato grande. perché quei territori, tra la primavera e l'estate, si riempiono di gente, diventano vivi e poi si può andare al mare. Senti, a proposito di questo, no, una delle cose che più mi colpiva, a parte la recitazione, le trame, adesso parleremo di Camillese, cioè, ma quello che mi colpiva molto era, erano queste pietanze fantastiche vere. Mangiavate nelle scene? Quindi hai mangiato come un matto durante questa cosa? Sì, noi mangiavamo tutto quello che si vede in scena, lo mangiavamo perché erano cose era molto buonissimo. buone. Eh, L'unica controindicazione è che spesso queste scene venivano girate la mattina presto, quindi quindi, la fame. ma comunque, anche se non c'era fame, anche se aveva appena mangiato il cornetto, buono anche quello, perché in Sicilia poi si mangia bene anche i dolci. Nonostante tutto, quando si girava e arrivava quella bella pasta al forno o qualcosa del genere, noi ce la mangiavamo proprio. E ancora giravate. Beh, più o meno considera che per sfruttare tutta la luce naturale possibile si cominciava verso le 8, 7, 8 meno un quarto, insomma si andava avanti fino al, al tardo pomeriggio. Quindi spesso accadeva che magari la scena del pranzo si girava la prima, okay. la mattina, alle 8, 8 e un quarto, aveva appena fatto colazione. Però in genere si cerca di mangiare poco durante la scena, perché si ripete tante volte, per cui il rischio poi è anche quello di di appesantirsi, so, invece noi dopo. in quel caso mangiavamo non solo durante la scena, ma quello che era rimasto lo mangiavamo pure dopo. Eravamo un po' viziosi. Da questo Senta, quanto questo. è stato difficile per te arrivare, Dove? arrivare ad essere uno degli attori più stimati in questo paese? Ma io non ho mai pensato che stavo facendo qualcosa per arrivare da qualche parte, sostanzialmente. Io ho sempre fatto questo mestiere con, con tutta la dedizione e, e anche un po' di ossessione. Eh, poi le cose arrivano, si arrivano, perché poi spesso insomma, tutti i mestieri, quindi non solo quello che faccio io, il percorso che fai è dovuto a così tante cose, molte di queste cose non le puoi calcolare, che è inutile fare bilanci, certo. nel senso che spesso, per esempio, quando io ho iniziato, non è stata la mia volontà che mi ha portato lentamente a procedere, ma più che altro la volontà di qualcun altro, nel senso che io ho fatto gli incontri... Belli, eh, di persone che mi hanno preso a cuore certo. e che mi hanno dato la possibilità di fare quel passettino in più, ma non era programmato da me. Non ero... Ci sono comunque dei colleghi che hanno invece dall'inizio programmato la loro carriera e non si sono fermati fino a quando non è arrivato quello che volevano. Nel mio caso invece è stato tutto molto più buono, calcolato. Dovevi ecco. fare l'architetto tu? Cioè, tu ti sei iscritto <ride> fare... a Reggio Calabria Mi sono iscritto all'architettura per perché venivo dal geometra, io ho studi diciamo, tecnici, non studi umanistici. Dopo mi sono fatto, diciamo, una cultura nell'ambito più specificatamente letterario. E sì, dal geometra, diciamo, si andava a fare ingegneria o si andava a fare architettura. L'architettura aveva qualcosa di un pochino più creativo, certo. a mio avviso, anche se poi anche la matematica c'è molto di creativo. Eh, ha detto, vabbè, andiamo a fare architettura. Ma è durato poco, è durato un anno, e un anno poco più. Insomma. Poi la Scintilla è l'Accademia di Arte Drammatica di Pano. Sì, perché io stavo a Reggio Calabria ad architettura e... E a Palmi, quindi molto vicino, apre questa accademia, sì. di cui si parlava tantissimo. Io avevo fatto delle piccole esperienze quando stavo alla scuola superiore di teatro e via dicendo, e questa cosa mi incuriosì. C'era un mio amico che si era iscritto, che era, iscritto insomma, che era stato preso perché lì si doveva fare comunque un provino, e mi chiamò e mi disse: Guarda che qua c'è questa cosa molto bella, sta succedendo cose molto belle, vieni, vieni. E io dissi: Vabbè, Reggio Calabria a Palmi è vicino, faccio l'università e poi, come dopo scuola, Faccio un po' di teatro. Di fatto, invece, poi se non, non avevo capito che era una scuola diciamo, diversa, eh. nel senso si facevano otto ore al giorno di lavoro. Quindi poi che erano i un... maestri, hai incontrato grandi maestri in quella scuola, che era una scuola molto popolare. <coughs> sì, no? intanto c'era il direttore che era Alvaro Piccardi, che è Come stato non? uno sì, dei sì. formatori più importanti sì. del... che abbiamo avuto in Italia: formatori di attori, di artisti. Che aveva fatto la scuola di proietti, che aveva insegnato un po' ovunque e attraverso di lui poi sono arrivati un'enorme quantità di docenti, anche perché era una scuola un po' diversa dalle altre, non era strutturata con le ore di lezione che venivano divise in base a quella che era l'attività, come si fa nelle scuole normali, ma erano strutturate come degli stage. Per cui arrivava un grande maestro che stava con noi un mese. Cazzo. 8 ore al giorno, poi andava via, arrivava un altro e poi c'erano alcune materie che invece si ripetevano, che erano dizione, sì, canto, quelle lì più, più tecniche diciamo e quindi è stata un'esperienza molto e bella E poi da lì? Perché... E poi da lì anche lì, nessun calcolo, venne a fare uno stage, un lavoro, un laboratorio Albertazzi. Giorgio Albertazzi, me, Giorgio me lo ricordo, è saluto sulle panchine esatto. a Palma, che, che mi... stava a Palma, tra l'altro gli piaceva molto Palma, faceva queste passeggiate, sì, sì, andava al mare e dato che lui stava preparando uno spettacolo con Scaparro che poi è diventato uno spettacolo storico perché era Le Memorie di Adriano mm. che è stato fatto per 30 anni, cioè sì, lui sì, ogni sì, anno sì. lo ha fatto sì, sì. Tratto, dal eh? tratto, tratto dal meraviglioso libro tratto dal meraviglioso libro eh? della Jorsenar. e eh? cercavano un ragazzino che potesse fare Adriano Giovane lui mi, mi vide lì durante la scuola insomma eccetera e mi disse vuoi venire a fare questa esperienza? Io dissi di sì e poi da lì, da lì poi sono passato dallo Stabile di Parma, dallo Stabile di Parma alla, a Roma, insomma è cominciata questa cosa, però non ci fosse stato Albertazzi forse avrei fatto un altro tipo di percorso, non lo so, non si può dire, con i non si fa nulla, però per dire sono tanti incontri che... Ora c'hai una barca a Palmi, è vero questo? Ora c'ho una barca, non so ancora per quanto, ma insomma <ride> fra un po'. E che poi ti è rimasta nel cuore questa città? E Palmi l'ho incrociata tante volte poi dopo, eh. se, anche, se, anche lì senza una volontarietà. Intanto, certo, intanto, eh, intanto un brinzo, no? Sì, sì, esatto. Al nostro grande sì, attore. Al suo <ride> ultimo <ride> film. Al suo ultimo film, grazie. Adesso adesso che I Pionieri, mi pare. Sì, I Pionieri di Luca Scivoletto, che è uscito il 13, quindi è appena uscito, 13 aprile, e che sta andando nelle sale, insomma, io ho fatto un po' di presentazioni in giro, mi piace, è un film che mi piace, è una commedia intelligente, divertente, non mai banale, molto delicata. I protagonisti sono dei bambini, quindi tra l'altro molto bravi, veramente molto bravi. E spero insomma, che vada bene, perché se lo merita, è una, è una commedia come non se ne vedevano da tempo. Che racconta della fine del Partito Comunista. Sì, racconta un po' l'esperienza autobiografica di Scivoletto che è regista, nonché sceneggiatore, nonché scrittore del romanzo da cui è tratta la sceneggiatura, che è figlio del senatore Scivoletto, che era uno dei senatori del, siciliano, diciamo, del Collegio Siciliano del PC, e che quindi ha fatto questa infanzia con un, con a casa un funzionario del Partito Comunista dell'epoca. Quindi a suo dire un pochino rigida, non si, non si potevano fare certe cose, non si potevano comprare certe cose, non si <ride> poteva, no, la Coca-Cola non si beve, la Nintendo non si, si compra, la, la Reebok neanche eccetera. E quindi si ricorda diciamo, questa infanzia così e l'ha ritrasferita nel, nel protagonista del film che è questo bambino, questo ragazzino che a un certo punto non ce la fa più e scappa eh, dalla famiglia perché vuole fare una vacanza normale diciamo e eh, da lì si sì, innesca e tu sei scivoletto nel film io sono diciamo questo papà che è funzionario del partito che deve diventare segretario regionale che, che deve diventare comunista. segretario che c'è il momento della svolta di Occhetto quindi c'è lo scontro interno no? Sì. quindi lui è dalla parte di Occhetto gli altri sono invece contrari eccetera e, e alla fine invece poi nel film lui per, usa il tempo per cercare suo figlio che non si sa assolutamente che fine abbia fatto e quindi poi chiama i carabinieri e via dicendo c'è tutta una vicenda e Diciamo, sempre mi piace i film che faccio perché li scelgo. Questo mi piace particolarmente. Ma tu hai fatto anche Gramsci, no? Io ho fatto anche Gramsci. Ho interpretato Antonio Gramsci. Io mi ricordo una proiezione di questo film in un posto simbolo che era la sede della società operaria di mutuo soccorso. Sì. Proiettiamo questo film, sì, Io sì, mi ricordo, ricordo benissimo. la sì. Quindi hai, diciamo, insomma, eh, questi personaggi, eh, quel mondo, quelle atmosfere, insomma, ti appartengono molto, credo, no? Cioè riesci anche... Sì, Affidere, diciamo ehm. che in quell'anno che io ho fatto Gramsci mi capitò una cosa curiosa, perché io feci Gramsci, poi ho fatto Nenni e poi Ernesto Rossi. Che avete Ventotene, mi pare. Ventotene, eh, esatto, e, sì. e, e quindi era un periodo in cui io ero costretto, diciamo piacevolmente costretto, a, a leggere fare. molto materiale su quel certo, periodo storico certo. e su questi, queste figure, che sono delle figure gigantesche. veramente gigantesche. Quante ore studi per preparare... La parte che devi recitare in un film, una pièce teatrale. Un... Per il teatro è diverso, perché il teatro si, si lavora poi, durante le prove si lavora molte ore al giorno, eccetera. Quando ti prepari per il cinema in genere lavori da solo, non la prima parte, nel senso che poi sul set si, si prova abbastanza poco. Ci si incontra con il regista, insomma si, si fa una chiacchiera, ma non c'è poi un lavoro vero e proprio di prove. La quantità di tempo è, è relativa vabbè non solo perché, però quando tu hai il copione devi certo. entrare nel personaggio, diciamo, c è, c è devi una, conoscere il personaggio esatto. c'è una necessità tecnica che è quella che devi imparare a memoria tutto quello che devi dire ovviamente ma quello è il minimo eh, però è difficile stabilire quanto tempo uno lavora per preparare un film perché c'è un tempo reale che tu dedichi proprio con la sceneggiatura davanti a studiare ma quando tu, almeno io, insomma, quando preparo un film non c'è. Non è che c'è un'ora in cui io mi dedico al film. È tutta la giornata che in qualche modo Pensi il cervello a ragiona su quello. Coglie spunti che gli vengono, che vengono ricollocati in quello che ti servirà. Certo. Che magari durante il giorno tu va in giro come facciamo tutti e non vieni diciamo, colpito da nulla. Se stai lavorando su qualcosa di preciso, ogni cosa che ti succede cerchi di capire sì. come la puoi ricollocare, oppure, oppure la noti proprio perché in quel momento stai studiando certo, qualcosa di specifico. Certo. Quindi diciamo che non c'è un tempo preciso, oltre a quello tecnico, perché sono delle ore che tu devi mettere lì. E ragionare su quello che hai scritto, sulla sceneggiatura. Però poi è, è, è un continuo di, di pensare quasi, quasi esclusivamente a quello. Difficilmente riesci a fare cioè, altro. Che rapporti hai con i tuoi colleghi? Io ho sempre avuto rapporti molto buoni. Eh, anche con quelli che son, erano, diciamo, mi venivano presentati prima del lavoro come caratteri difficili. Io ho sempre avuto rapporti molto buoni con tutti. E ho legato con tutti. Quindi... Non è una cosa ovvia, dipende, <ride> nel senso che i set o i luoghi dove si fa teatro sono dei luoghi in cui le relazioni vengono portate al, all'esasperazione. Con Zingaretti ho un buon rapporto. Sì, con Luca sì. Con Luca dal primo minuto e poi adesso diciamo non è un rapporto professionale quello che abbiamo con Luca, è anche un rapporto professionale, certo. ma è un rapporto che è andato molto oltre. Siamo... Legati quasi, è quasi un legame di parentela, perché tanti anni in cui abbiamo vissuto per molto tempo insieme. Poi siamo abbastanza compatibili, nel senso che abbiamo diciamo, interessi comuni, anche una, un tipo di intelligenza, se mi, passa, mi passate il termine, simile. Uh, che approccia non nello stesso modo alla, ai problemi, alle cose della, della vita e del lavoro. Quindi alla fine è stato un incontro pure quello molto. Importante, insomma. Poi, sai, noi abbiamo vissuto i vent'anni più importanti della vita insieme, insieme perché in quei vent'anni ci sono stati matrimoni, sono nati i bambini, certo, certo. ci sono stati lutti, tutto condiviso. Tutto condiviso. Certo. Quindi, non Io solo tra me e Luca, ma anche con Cesare, con Angelo, cioè con quelli fissi, ehm, era così. Senti, e Camilleri, no? che poi Camilleri è una storia strana, che diventa famoso eh, da diciamo, anziano: sì, anziano no, sì. no, A 70 anni, cioè. Che tipo di rapporto avevate? Cioè, veniva sul set, voleva capire, l'avete chiaramente tante volte incontrato. Che, che ricordo riservi tu? Eh... Ma io Andrea allora, sul set lui non, non veniva serve? spessissimo mm. nei primi anni sì. Poi chiaramente col fatto che le sue condizioni fisiche sì. non erano ottimali, Un non problema veniva. alla vista. Aveva certo. problema alla vista, camminava ultimamente camminava anche a fatica, eccetera. Era molto presente nella fase di scrittura, tant'è che gli sceneggiatori scrivevano. E poi c'erano queste giornate in cui si andava a casa sua a, a fargli leggere quello che, che era stato scritto. Quindi c'era proprio una cosa in cui gli veniva letta la sceneggiatura, eccetera, eccetera. Lui cambiava anche molto poco, però diceva delle cose. Qui, qui lì, insomma. Ma questo era un po' il rito che si andava sì, tutti. Sì. cioè Io no, ma gli sceneggiatori, Luca, il produttore, qualcun altro andavano a casa sua. Fumava a leggere, pazzo, fumava, no? fumava tantissimo e sul, sul set è venuto qualche volta eh, ma semplicemente così per dare un'occhiata non, non ha mai diciamo, detto nulla di particolare e poi l'ho incontrato in altre occasioni quando si presentava il film oppure c'erano dei convegni in cui ci invitavano per leggere delle cose sue dove lui invece era invitato in quanto relatore e io ne ho un ricordo meraviglioso perché era una persona che aveva un'ironia incredibile perché come tutte le persone Estremamente intelligenti, cioè con un'intelligenza molto rapida, tra l'altro, era una persona molto ironica. E poi aveva una grande potenza affabulatrice, cioè lui riusciva sì. a raccontarti una cosa apparentemente stupida. Che la faceva interessante. diventare interessante e divertente anche, no? Che poi è un po', secondo me, quello che è la, funzione di la funzione la caratteristica dei grandi scrittori che prendono l'ordinario e ce lo ripropongono facendoci capire quanto di straordinario c'è nell'ordinario. Lui in più ci aggiungeva anche il fatto che, che, che lo faceva diventare anche buffo, no? E non si, non si prendeva sul serio. Per cui. E diceva invece, in questa sua forma particolare, diceva sempre cose che ti rimanevano e che ti davano una chiave di lettura che magari tu non avevi su quel dato fatto certo, di cui si stava certo. parlando. Insomma, è una persona fuori dal comune, assolutamente. Senti, poi tu hai lavorato con come dire un mostro in senso buono della comicità italiana, uno che ha fatto incassi pazzeschi, eccetera, che è che cozzalone. Sì. Allora, io vorrei chiederti, allora, che cosa noi, intanto si ha l'impressione sia un musicista. Chiedo sì. conferma. Poi si ha l'impressione che come tutti i comici, eh, magari possa essere di carattere che, triste, no? No, triste, ma insomma comunque riservato, cioè sì. meno scialone di quello che sembra. Nei film. Che esperienza hai fatto con lui? Quando si siete incontrati? No? Sì, che uno dei f... film più, 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 con, con maggiore incasso è il film dove tu facevi il prete, sì, dico. sì, sì. Io l'ho incontrato perché ho girato il suo primo film. Quindi, Luca non era ancora. Famoso. Famoso. Cioè, era famoso in tv perché faceva appunto le trasmissioni economiche, cioè. eccetera, faceva Zeric, però non è che si immaginava che potesse diventare questo fenomeno anche di incassi così sbalorditivi. Per cui io sono arrivato sul set, semplicemente come arrivo tante volte su, sul set di un film. Cioè, mi piaceva la sceneggiatura, lo conoscevo un pochino, però non è che avessi questa cosa. E Quindi abbiamo legato abbastanza velocemente e invece ho scoperto. Um, al di là di quello che è successo dopo per il film, gli incassi, eccetera, ho scoperto una persona che non mi aspettavo, perché tanto molto colta, estremamente colta, eh, poi per fare, per fare diciamo, un, un, un ignorante sulla scena bisogna essere abbastanza colti perché altrimenti non si riesce. Poi, un grande musicista, una, una grande proprio preparazione musicale, una grande abilità, perché lui è un grandissimo pianista. Di jazz, di jazz. jazz. lui faceva faceva anche i concerti, insomma era un pianista jazz molto bravo e, e in più poi c'aveva anche questo lato che era la sua maschera che usava poi quando giravamo il film. Quindi io già prima che il film poi avesse il successo che ha avuto mi sono un po' stupito, piacevolmente stupito di questo incontro perché è una persona molto ricca eh, a 360 gradi, abbastanza riservata, non è un diciamo un, una persona... Cioè, nei che momenti fa, che di fa pausa... Festa. Rimaneva al posto suo senza... Sì, sì, coin... sì diciamo, non, era, non è che si esibiva anche fuori dal, dal cioc, no. dalla, dalla cosa. No, no, ma anche caratterialmente, anche rapportandosi con gli altri attori, rimaneva così tranquillo. Sì, sì, sì abbastanza riservato, concentrato e via dicendo. E per cui, diciamo, poi dopo eh, è diventato il fenomeno certo. che è diventato. Eh, io mi ricordo, io non avevo visto il film, eh, perché nelle proiezioni che avevano fatto per la truppe non ero potuto andare, eccetera. Quindi un giorno... Andai al cinema, al Cinema Adriano a Roma alle 4 del pomeriggio dicendo vabbè così non c'è nessuno, me lo vedo con calma. Entrai in una sala stracolma <ride> e soprattutto, cosa che succede anche un po' con i pionieri, chiaramente con lui succedeva ancora di più, un pubblico partecipe. Cioè, io ero seduto in una sala cinematografica e era come, era come stare a teatro, cioè la gente rideva, sì, si sì. divertiva. In genere al cinema non succede perché al teatro si ride, perché l'attore ti fa ridere, Trasmette. ma anche perché tu sai che ridendo verrai ascoltato dall'attore. Sì. Al cinema, sapendo che quello non ti sente, perché tanto non c'è lì, sì. è difficile trovare una diverso, platea sì. Che, sì. che ride continuamente. Invece io mi resi conto che dall'inizio alla fine la gente rideva. E quando sono uscito ho capito che quel film non era come gli altri. Infatti, io ho incassato no? dalle, dalle nubi, dalle nubi, sì. tipo 12 milioni e mezzo. Poi l'hai rivisto, sì. Poi l'ho rivisto, ogni tanto lo mandano, eccetera. No, dico l'hai rivisto a Zavago. L'ho rivisto, l ho, l ho rivisto un paio di volte poi, a, varie, a Roma, diciamo in varie situazioni. E una di queste volte l'ho visto prima che uscisse il suo terzo film, quindi lui aveva già fatto due incassi giganteschi. Mm. Eh, in una festa non era una festa, era una riunione, non un a metà tra una festa e una riunione, ma c'era molta gente. Doveva arrivare anche lui, a mezzanotte arriva eh, col cappellino, saluta eh, e poi scompare. Quindi io non... non lo vedevo più, dico: ma dove sta? Stavamo lì, la musica si mangiava. Allora mi sono messo era una casa, una casa molto grande, romana, e mi sono messo diciamo, nel corridoio a capire e l'ho trovato in questa stanzetta che stava alla finestra a fumare. ho detto Luca, ma che c'è? E lui mi guarda e mi dice, dice, Sai, domani esce il mio film. Dico, beh, ma figurati, Vanessa è una gioia, no? Dice sì, però sai, quando hai incassato un milione, se incassi 999 mila è un fallimento. È <ride> Quindi lui era molto preoccupato. <ride> era ansiosissimo bomba, per l'uscita di questo sì, film sì, che poi invece incassò no. più di 40 milioni quindi insomma fu una cosa veramente clamorosa che poi, che Cozzalone che Cozzalone sì in pugliese che, che poi, Cozzalone sarebbe come che Tamarro noi, diciamo. che tamar, perché Cozzale sì. si usa come in sì. 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 autorionia assoluta altro, lui lui come diciamo come maschera c'ha un nome che, così diciamo sì. eh, che rimanda giustamente sì, anche sì. a livello onomatopeico alla cosa e invece c'è un nome reale che, che è nobilissimo Luca Medici è proprio un'altra sì, un cosa no quindi si passa le vale stelle al se lo chiami Luca, nessuno sa chi è. Nessuno sa chi è, chi è certo, certo, che ormai lui è Checco per tutti. Sì, sì, Checco con sì, Zalone, sì, sì. che Zalone, sì, sì, sì. senti Peppino. Il legame con, con il tuo paese domanico. Sì. No? C'era Pavese che diceva che un paese ti aspetta sempre, ovunque tu vada, le piante, le cose ti aspettano. Ecco, qual è rimasto? Questo? Qual è questo legame con Domanico? Eh, Tanto sai, li chiamano tutti, chiaramente, perché sei l'orgoglio. Sì, che... sì, io sono una persona molto restia, abbastanza, diciamo, cioè un, un livello di misantropia molto alto in generale. Quindi, finché ho vissuto il paese, nel senso che ci abitavo, lo vivevo pienamente con tutto quello sì. che comporta. Poi, con, da quando sono andato via, quindi adesso torno, poi vado via, poi ritorno, poi vado via, eh, l'ho fatto un po' meno. Eh, però il legame con, che io ho con, con il paese di domani co, è, è, è difficile da spiegare perché veramente io mi sono formato lì, cioè eh, tutto quello che sono eh, l'ho formato in quei 20 anni che ho passato in quel paese, quindi per me tornare lì è come, ri, come dire, di riappropriarmi di un'identità che poi invece dopo partendo certo. in parte ho perso, certo. eh, almeno a, a, in superficie perché poi chiaramente a fondo non la perdi mai. Certo invece quando torno mi risento di nuovo eh, diciamo rivestire torno indietro, quelli... torno indietro di, di un po' di anni ma non tanto nel tempo è proprio una questione di percezione, di me, emozioni, stesso, no? esatto, di, percezione di me stesso a livello di emozione percepisci la e sì, torno emozioni. ad avere un'identità perché quella poi è la mia identità la per quanto io, io poi sia andato a fare altro la mia identità è il, ma tu vivi vi a Roma? io ho vissuto a Roma per uh, molti anni e poi mi sono trasferito a Napoli adesso attualmente vivo perché? a Napoli eh, intanto io anche quando vivevo a Roma la mia vita, io, diciamo, la prima parte della mia vita lavorativa ho fatto molto teatro, quasi esclusivamente teatro. E quindi eh, io lavoravo a teatro a Napoli perché io ho iniziato a lavorare con Toni Servillo tanti anni fa, eh, con la compagnia Teatri Uniti, eccetera. Quindi anche quando vivevo a Roma, io passavo molto tempo a Napoli e molto poco tempo a Roma, anche se c'avevo casa a Roma. Poi attraverso la compagnia di Toni, noi abbiamo con alcuni colleghi. Avviato una compagnia teatrale nostra, che era diciamo gemellata un po' con la compagnia di, di Toni Servillo, di Mario Martone, che si chiamava Teatri Uniti. E quindi poi ancora più tempo io passavo a Napoli. perché eh, Quindi in effetti vivendo a Roma, eh, nominalmente vivevo a Roma, ma di fatto io già vivevo a Napoli, quindi poi a un certo punto mi sono decisamente in trasferito. Ma ti piace come città? Come... Eh, Napoli mi è sempre piaciuta. Il eh, livello di, di creatività, di energia proprio creativa che c'è a Napoli non c'è nessun da altro posto. Parte, sì. eh, poi per chi fa teatro è un luogo proprio perfetto. Perché il teatro è per strada. Il teatro è per strada, ma è pieno di teatri, i teatri sì. sono molto vissuti dalla città. Eh, ce ne sono tantissimi, alcuni più importanti, altri meno, altri piccolissimi che si sono aperti magari in una piccola cantina per 30 posti, eccetera. Cioè, il, 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 non solo il teatro, proprio la, la dimensione creativa a Napoli è una cosa che si percepisce appena arrivi ed è vissuta, è vissuta non solo dalla classe intellettuale, certo, dalla borghesia, certo. ma anche dal popolo, cioè è una cosa condivisa. E questa cosa qui a me piace, insomma, mi fa sentire... Sì, L'ispiratore qualche... di riguardo, insomma, ovunque, sì, in ogni... Sì, angolo. Sì, ma considera che poi a Napoli c'è stata anche tutta l'avanguardia diciamo, storica italiana eh, negli anni 70, è nata a Napoli. Poi dopo si è diciamo, diramata. Quindi eh, non c'è solo la grande tradizione a Napoli, ma c'è anche l'aspetto la, diciamo, rivoluzionario insomma, della, della sperimentazione. Al di là del tuo poco... rapporto con Domanico, con la Calabria, che tipo di, di legame hai? Eh, allora, considera questo, io sono considerato, quasi nessuno sa che sono calabrese, nel senso che la gente mi considera o siciliano o adesso campano, no? E quando dico no, io sono calabrese, dicono, ah non lo sapevo, che bello, eccetera. Quindi io ho una patria, eh, diciamo, eh, organica che, che è la Calabria, dalla quale non mi posso sganciare perché la mia natura è molto, diciamo, come dire, nei suoi tratti, eh, io la riconosco molto una natura calabra, no? con i pro e i contro di questa, di questa calabresità, di questa cosa che sta proprio nel carattere, nel modo anche di approcciare all'esistenza. Eh, e questa è la cosa che, che, che io sento identitaria. Il resto, sì, la Campania, la Sicilia, sono cose a cui sono arrivato dopo e che posso dire sono adottato, ma non sono a livello identitario. Io non ho nulla di napoletano. Né nulla di eh, siciliano, nulla di siciliano no? eh, Per cui è la mia identità, sono io, cioè non so come dire. E questo uh, è una cosa che viene molto letta altrove, nel senso che a Napoli io sono considerato un attore napoletano, ma con delle caratteristiche diverse. che i napoletani non hanno, certo. no? è riconosciuta come cosa. Vale lo stesso per la Sicilia, anche se in Sicilia, per la Sicilia noi abbiamo dei tratti che in qualche comuni, modo possono essere comuni, sì. con la Campania un po' meno. Senti, ci eh, sono delle figure nella tua vita, quando eri un bambino andavi per questi campi di Domanico, no? mi hai raccontato alcune volte. In, in quegli anni chi era la tua figura di riferimento? C'era cioè, un nonno, tuo padre? Come funzionava? Cioè, nella tua testa di bambino, ah, ecco, fai a, a chi guardavi? cioè come, come funzionava? Beh, io ci ho avuto un, un nonno, Magari non... me lo puoi dire dopo la pubblicità? Sì. Eh? eh, certo, aspettiamo. Tra poco. Allora. Che domanda hai fatto? No, questa figura di è riferimento alla sua giovinezza, ah. quindi questi campi bellissimi di domani, come io immagino, queste colline, eccetera. E sì. un uomo o una donna, della donna parleremo dopo, so chi è. Ah. Ma un uomo che nella tua famiglia, tuo padre, chiaramente, ah. ma il tuo nonno, c'è sempre questo legame, no? Tra i ragazzini, per esempio, un nonno. Sì. Cos'era cos Qual era il legame? Io sono sì. cresciuto in campagna, quindi avevo sì. questo rapporto con la terra, con la coltivazione, con gli animali. E vivevamo, diciamo, a pochi metri dalla, dalla casa dove vivevano mio nonno e mia nonna paterni. E la figura di mio nonno è stata una figura importante, eh, un po' perché era abbastanza autorevole mio nonno, eh, e poi perché nell'ultima parte della sua vita non stava tanto bene. E quindi, eh, noi eravamo, io ero diciamo, il primo figlio maschio, quindi c'avevo anche questo rapporto perché per lui ero il primo nipote maschio, eccetera. E, e quindi... Lui diciamo si sentiva meglio se si distraeva e quindi io stavo, stavo sempre, sempre con lui, lui. Eh, a giocare a carte o a fare altre cose con lui. In maniera che distraendosi stava meglio sostanzialmente. E quindi io ho passato molto tempo con, con lui, lui eh, con questa funzione acquisendo eh, tutta la saggezza. Eh, acquisendo, sì, la saggezza, ascoltandolo, eh, imparando a giocare a carte perché lui era molto bravo, eccetera. però è una figura che poi è andata via presto. Io ero ragazzino, diciamo. Mentre la sua moglie, la mia nonna, eh, io ce l'ho avuta da fino, a, fino a che sono diventato più che adulto, e anche lei è stata una figura, anzi, dal da punto di vista formativo, forse mia donna è stata una figura ancora più importante. Essenzio. Perché era una donna solida, una donna molto determinata, forte, ma nello stesso tempo Dolce, affettuosa. Sì, sì. Insomma, aveva tante caratteristiche intelligentissima. Perché poi la cosa straordinaria che io ho scoperto con i miei nonni, in parte anche con i genitori, eccetera che eh, nonostante ci possa essere, in quegli anni era molto facile, una sorta di, non dico analfabetismo, ma quasi, perché Beh, certo. mia nonna e mia nonna, eh, la spiccata intelligenza è una cosa che... Supera, supera completamente certo, questa, certo. Questa, questa cosa qua e mio nonno e mia nonna erano due uomini e una donna intelligentissimi che con, una, con una mente anche molto aperta capace di cogliere i cambiamenti capace e di trasferire. ragionare così che poi è una cosa che si è trasferita insomma a mio papà e a mia mamma che anche lei aveva due genitori che avevano le stesse caratteristiche anche se vivevano un po più lontani quindi li frequentavo meno e tua madre eh, tuo padre chiaramente tua madre fierissima di questo figlio che sì. poi vede poco perché è in giro sì. per il mondo, insomma, eccetera, qual è il rapporto con tua madre? Eh, il rapporto con mia mamma è un rapporto molto forte, ovviamente, perché è stata la persona più presente, diciamo, nella mia vita da quando ero piccolo ad adesso, insomma. Anche lei è una donna molto intelligente, molto, ha cioè un'intelligenza molto rapida. È una persona anche che... Solida. So, io, molto solida, che come posso dire... Non, pragmatica. Molto pragmatica, è, è molto molto curiosa. Cioè lei avesse potuto, avrebbe viaggiato Apprestate. per tutta la vita, insomma, anche, anche a, part, a prescindere da me, insomma. Eh, perché ha questa curiosità molto forte, che l'ha tenuta sempre con, con, una, con di... una mente molto aperta alle eh. cose, no? Eh, infatti... Diciamo, a, a pensarci adesso, vivere in un piccolo paese si vive anche di restrizioni mentali, Chiaro, no? cioè. che è una cosa anche abbastanza, non è negativa, è una condizione cioè, dovuta cioè, alla. Cioè, cioè. Mia mamma non ce l'ha mai avuta. Cioè ha, ha, cioè. ha sempre avuto questa capacità di leggere la novità come, come un'opportunità. No? Quindi, anche a noi figli non ce l'ha mai fatta vivere, noi non abbiamo tabù. Certo, eh, perché, certo. le, eh, perché lei in qualche modo per prima non ce li aveva certo. come dire registrava la novità anche diciamo scandalosa del momento certo. e ce la restituiva invece come una cosa che andava normalizzata, normalizzata. No? e quindi questa è una cosa che è segno di, di grande intelligenza che rapporto hai con le cose che fai cioè ti affezioni alle cose che fai di lavoro te le vedi, no. te le rivedi no io da questo punto di vista penso di essere la persona con un critico interiore talmente aggressivo che, <ride> che non, non ho mai, mai, ma dico mai, veramente mai, anche di fronte ai riconoscimenti, anche di fronte ai premi, di fronte alle cose, ho avuto la sensazione che potevo godere di un risultato. Perché, in maniera diciamo probabilmente patologica, io vedo quello che faccio notando solo i, i, difetti. i difetti. E quindi non riesco a godere di nulla. Ma è una caratteristica che ormai alla mia veneranda età ho imparato ad accettare, mentre prima eh, mi faceva molto più soffrire. Adesso ho capito che sono fatto così, mi fido anche dello sguardo degli altri. Cioè se qualcuno mi dice guarda, queste Grazie. cose che hai fatto è bella, io dico a me stesso, vabbè, ma allora se lo dice eh, la accetto come tale, ma io non la vedo come tale. Qual... Ma questa è una caratteristica che non è solo mia, nel, eh. io il mio mondo, mestiere. Nel tuo mondo eh, l'invidia che peso ha? Ma questa questione dell'invidia è una questione curiosa, perché io mi rendo conto quando mi muovo nel mondo, non solo nel mio mondo lavorativo, che è una cosa che esiste, che è una cosa che in qualche modo agisce, eccetera, ma io non l'ho mai percepita. Probabilmente esiste anche intorno a me, ma non riesco a percepirla, per cui è una cosa che teoricamente diciamo, ho imparato a conoscere, ma che poi nella pratica non non riesco proprio a individuarla quindi non mi comporto come se dovessi in qualche modo difendermi o comunque valutare una cosa del genere però effettivamente mi rendo conto che esiste poi sai l'invidia c'ha vari livelli nel senso che per esempio noi attori tutti, non fidatevi di chi dice il contrario è chiaro che se il collega fa una cosa figa e tu non l'hai fatta però no, un pochino, che... ti dà fastidio eh, ma quella non è invidia no, quella no, è una no, cosa che ma... finisce poi nell'arco di pochi minuti e si va avanti insomma eh, forse l'invidia quell'altra è una cosa un pochino più complicata ma che ripeto io non riesco a sei un competitivo o no? no assolutamente no eh, forse questa è un'altra delle caratteristiche diciamo eh, non, ho, non ho proprio il concetto della competizione ecco perché poi i colleghi legano tantissimo con me quando lavoriamo, perché io sono una persona che non restituisce diciamo la dimensione della competizione, non, non, non risulto pericoloso. No? Certo, io, poi l'impressione che ho pure io, in generale che tu sia un antidivo, nel senso ti comporti con una semplicità e sì, un'umiltà sì. che ti fa onore e volevo chiederti a proposito eh, questo, il tuo rapporto con uh, la fede, con l'oltre perché sei buddista, praticante sono buddista, sono stato buddista praticante diciamo militante fino a qualche anno fa adesso sono un buddista un po' più so, blando sopito, <ride> però sì comunque è, è un tipo di filosofia prima che di ecco, religione ecco perché, perché questa scelta? adesso, perché no, no, è lungo, <ride> non, non mi non... fa onore diciamo, no. perché io mi sono avvicinato al buddismo quando avevo 19 anni perché mi piaceva una ragazza ah. che era buddista, quindi diciamo l'inizio è stato è così, questo. poi l'incontro con, con questa filosofia così potente comunque mi ha, mi ha molto colpito, ero, ero giovanissimo quindi comunque avevo anche bisogno no? di, e, e devo dire che ancora oggi que, quella, quella, quella filosofia, quella, quel modo di spiegare l'esistenza eh, mi risulta ancora oggi molto credibile, quindi io Uh, sono molto legato a quella, a quella filosofia eh, e poi anche alla religione perché poi le cose vanno un po' di pari passo, nella filosofia buddista non c'è diciamo il, non c'è la come dire non c'è una, una divinità di riferimento ecco, quindi non c'è l'adorazione di una divinità di riferimento c'è un modo di percepire, la, modo di percepire la, la realtà, la è vita e di, di spiegarla chiaramente noi abbiamo un'esistenza che Voglio dire, è molto complessa. Nel passato qualcuno ha come dire, sintetizzato i meccanismi con cui questa es nostra esistenza funziona: In interiore prima di tutto, ma anche proprio anche diciamo, nei pratici. E, e lo ha fatto così profondamente, pur non conoscendo tutto quello che poi la scienza ci ha spiegato molto più avanti. Che ancora oggi risulta valido, cioè, noi prendiamo quella sintesi, la applichiamo alle cose e le cose acquistano un senso. E quindi, questa è una cosa impagabile, voglio dire, certo. e, e bisogna essere anche molto grati a queste poche figure che ci sono state, che hanno fatto questo lavoro, forse per missione, forse per chissà perché, ma che ci hanno reso la vita sicuramente più semplice, o quantomeno momento, più comprensibile. C'è stato un momento in cui ti sei sentito orgoglioso e soddisfatto di te stesso? Mm, diciamo, non, sì, però non, non, quasi mai con questioni di lavoro. Cioè, sono stato orgoglioso per di altro. me stesso peraltro. Anche, per esempio, l'ultima esperienza fatta a Riace, io l'ho vissuta con, con una forma anche mia di, di gratificazione molto forte. Ti riferisci per, al festival di Riace? Al festival di Riace, all'esperienza di Riace, eccetera. Cioè, io quando ero lì, eh, mi sentivo, diciamo, in qualche modo orgoglioso di essere lì, ecco. È stata una bellissima esperienza. Senti, tra gli attori... Beh, tu ne hai conosciuti tanti, contemporanei, ma anche del passato. C'è una o fi due figure? Dimmi un, un, il nome di un uomo e di una donna. Due, ma che due... ho incontrato, che io ho come riferimento. Che ha, come, che riferimento. ha che come riferimento? Beh, io sono cresciuto, diciamo, con uh, una venerazione di quel passato subito precedente al mio. Sì. Quindi escludendo chiaramente Edoardo, che sì. rimane ancora una figura per tutti il riferimento irraggiungibile, però io diciamo, ho cominciato a fare l'attore, ma, ma invece di guardare le cose per il mio presente, io andavo a guardare le cose del, del mio sì. del recente passato che non avevo vissuto, anche perché considero che io ho cominciato a capire che c'erano i cinema, i teatri e quindi e i libri anche, diciamo, oltre a quelli scolastici, molto grandi, cioè avevo già 18-19 anni, sì. perché prima facevo una vita un po' diversa. E quindi avevo bisogno di andare a recuperare un passato recente che non conoscevo. E in questo passato eh, c'erano degli attori che mi hanno sempre molto colpito, che ho trovato sempre molto moderni e che ancora oggi io penso siano più moderni di noi che pensiamo di essere moderni. E due di questi sono Randone, Alt eh, Salvo Randone eh, e Volonté, ah, perché erano, erano due attori, diciamo, che. Facevano parte di una tradizione consolidata, che dovevano essere in qualche modo certo. superati, e che invece avevano una modernità nell'approccio sì, al lavoro sì. che ancora oggi non riusciamo ad avere. E per me sono due figure. Io continuo ancora adesso eh, a, a vedermi. A studiare. Eh, eh, ma no, non è studiare, è proprio il piacere di vedere sì, questa, sì. Questa, questa maestria, questa grandissima arte. E mi vedo gli spettacoli di Randone che sono stati filmati no, sì. dalla RAI, eccetera. Me ne rivedo, me ne rivedo, perché non riesco ancora a capacitarmi di come questa persona riuscisse negli anni in cui stava, quindi non era, sì. non era adesso, ad avere un approccio così moderno, sia dal punto di vista tecnico, per come recitava, ma anche dal punto di vista proprio intellettuale, per come affrontava sì, sì. i temi degli spettacoli che faceva. Per essere un buon attore quanto c'è di costruito, quindi di tecnica, e quando invece d'istinto? Di Uh, guarda, oggi io mi sono un po' ricreduto, nel senso che io sono uno che si è, è nato in un periodo in cui bisognava formarsi, costruire, imparare una tecnica e poi in qualche modo lasciarla andare per darsi un po' a quella che è la parte più istintiva, più, come, dire, come posso dire, legata un, al talento, se mai esiste una cosa che si possa chiamare talento. Però io oggi vedo molti colleghi, giovanissimi, che magari non hanno fatto nessuna scuola, ma che risultano molto, molto bravi, bravi e, e, e potenti. Quindi è vero che questa è una generazione un po' diversa dalla nostra. Perché i primi sono diversi. Si sono formati con l'immagine, si sono formati con in qualche modo l'ascolto di film, eh, di, sì, di, sì. di tutta una serie di cose che noi non avevamo. E quindi già sono quasi automaticamente predisposti tecnicamente a quella cosa. E poi dove c'è talento, è un talento che sembra già maturo, ecco, che un non, so, non ha bisogno di essere sì. sgrossato. Ora io non so se questo è dovuto, non so bene a cosa sia dovuto. Forse perché è una generazione ripeto, molto diversa dalla nostra, ma in quel caso non c'è, non sei di fronte a una persona che si è formata e che poi arriva a esprimere il suo talento attraverso le cose che ha imparato. È una forza naturale. È una cosa che viene naturalmente, ma non è il naturale. Del, di chi viene scelto sì, per sì, fare sì. un ruolo che gli assomiglia sì, perché queste sì. sono persone, ragazzi che fanno anche ruoli che non, non gli assomigliano sì, sì, quindi sì. c'è proprio una, una, una forse, forse c'è proprio un'abitudine mentale un che i giovani mentale. hanno perché mm. sono cresciuti allora, con il virtuale sì. mentre noi il virtuale dovevamo crearcelo dentro di noi c'è un personaggio al quale sei particolarmente legato di tutti quelli che hai interpretato a cinema, teatro eh. Non lo so, sì ce ne sono, sicuramente quello di Anni Venere è un personaggio che mi porto dentro perché è stata anche un'esperienza, non solo lavorativa, è stata un'esperienza anche proprio di vita perché io sono entrato in una comunità che è, che è veramente incredibile, potentissima e me la ricordo ancora e, e, e mi ha pure un po' cambiato come persona, capire che esisteva quel, quel tipo di comunità, quel tipo di coesione, quel, quel tipo di e quindi un personaggio, e poi per la fortuna che ha avuto il film e per tutto il resto Francesco Monzi regista, Francesco Monzi regista il test di Gioacchino Criaco la sceneggiatura di Criaco insieme a Francesco e a Ruggirello insomma insieme a un gruppo di, di sceneggiatori quelle, quelle pecore che si danno alla fine su quella spiaggia che significano? L'immutabilità delle cose? Guarda questa è una domanda che facevano sempre <ride> quando andavamo alle proiezioni e Francesco rispondeva sempre in maniera diversa perché effettivamente non c'è un, una un risposta univoca eh, io, 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 io personalmente, ma sai, mio, mio, è un pensiero tutto personale, ho, ho pensato che eh, fosse come un... tutta questa storia poi viene riassorbita ah. da un'ordinarietà, c'è questa vita che si fa, si continua a fare questa vita, tra l'altro a portare le, le pecore al pascolo è il traditore, il, sì, ragazzo, che il ragazzo che tradisce Quindi in qualche modo da una parte c'è in questo film, secondo me... Una, una scelta che poi è stata molto pagata, rivoluzionaria, cioè fare in modo che il fratello ammazzi il fratello piuttosto che si protragga a oltranza la faida, la, la faida è una cosa rivoluzionaria, no? sì. è un pensiero quasi. E poi, come se qua, quasi come se in qualche modo si volesse ricompensare questa rottura troppo forte, allora lui l'ha rimessa dentro il quotidiano. Modo, no? Dice: Vabbè, però l'uomo tradisce, la cosa finisce e si ritorna all'ordinario. Però ripeto è una mia interpretazione. Un Probabilmente il Francesco risponderebbe: questo è il personaggio adesso. che ti ha più tenuto questo è uno di quelli che, che mi ha segnato di più. Poi c'è il personaggio di Solo che ho girato tra l'altro a Palmi, sì, sì. che invece mi ha divertito. È stato il personaggio che, che ho fatto. Mia... Risorge, che poi riprende, riprende, Che è risorge morto poi risorge addirittura. Quindi quello è un personaggio che veramente mi ha divertito farlo eh, eh. e che rifarei subito perché è una cosa veramente divertente. Sì, cioè, sì, è sì. stato molto di un, un cattivo senza sé, senza ma, un villano, un... Sì, sì. Come, come quelli che, che ce ne sono. Insomma, raramente capita di farli. E La... che funzionava anche molto. La differenza tra il teatro il cinema e la tv cioè, tu sei un uomo di teatro prima quindi eh, hai, hai notato io ti ho visto in teatro la prima volta che ti ho visto poi ci siamo conosciuti <ride> sono rimasto perché interpretavi tre personaggi contemporaneamente una forza spaventosa io sono rimasto il testo era di Francesco Suriano sì, però, di di che il papà di Francesco Suriano era l'uomo che scriveva sotto era procuratore generale di Roma sì, lo so. e scriveva sceneggiature con Andrea Camilleri sì, sì, so, guarda lo so. la vita com'è strana e quindi questa differenza tra il teatro un po' hai accennato prima quanto ti manca il teatro se ti manca e quanto lo preferisci se lo preferisci ad altro, cioè al lavoro televisivo, al lavoro cinematografico. Il teatro non mi manca perché il teatro per me è stato sempre una cosa una, una grande sofferenza. Io non Ma... ho mai fatto teatro alla leggera. Cioè ho fatto tante cose in teatro, veramente tante. Però è molto faticoso per me, perché forse che mi prendo troppo sul serio, non lo so. Quindi lo faccio perché come, dire, come, come dice sempre un grande regista attore nostro che, che è Valerio Binasco, eh, lui dice il teatro non è una passione, il teatro è un'ossessione, una volta che ti ha preso te la, te la prendi come viene insomma. quindi io il teatro ogni volta che mi approccio perché devo fare qualcosa a teatro faccio una fatica enorme perché mi fa molto soffrire una sofferenza diciamo Positiva. facciamo le differenze con le sofferenze vere facciamo una sofferenza che, che è un tormento cinema, il insomma. cinema è meno, meno il cinema lo è meno perché in qualche modo ha anche meno responsabilità nel senso al cinema l'attore decide poco è, chi, è, chi, è lo sguardo esterno che dà un segno al racconto no? spesso il fatto che un attore possa fare una cosa e quella cosa venga montata in maniera che significa un'altra cosa, eh, vuol dire che tu hai poco da. Devi solo diciamo lasciarti andare, sperare che la persona che dall'altra parte capisca Prezzo. cosa stai facendo o comunque capisca a cosa serve. A lui quello che tu stai facendo e lo metta nella giusta sì, sequenza no. di, 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 di immagini. Senti, quando interpreti un personaggio. Meno sì, quando interpreti un personaggio, quindi cerchi di interiorizzarlo, di, di capirlo, di leggerlo bene, di, di, di introitarlo in ogni sua sfaccettatura, poi non ti crea problemi quando finisci di girare, quando poi devi sì. rapportarsi con la vita questo quotidiana. Questo succede, Questo succede. Credo che succeda un po' a tutti, chi prende sul serio questo mestiere, che va un po' a fondo, succede un po' a tutti. Io per esempio mi ricordo che quando giravo solo, le persone che ho incontrato durante quel periodo mi hanno registrato come una persona estroversa che fa sempre casino, che sta lì, che fa... Che non sono così io, <ride> però in quel momento eh, ero, ero in quella cosa lì, ehm. mi veniva quasi automatico, no? certo. avevo questo tipo di cosa. Per cui un po' succede, eh, non lo puoi, non lo puoi diciamo, prevedere, non lo puoi neanche gestire. Viene Quanto dura, poi, poi se ne va. Poi se ne va, perché chiaramente Beh. è come se uno frequenta una cosa. Cioè, eh. Poi io, per esempio, ho questa cosa che è molto eh, utile per certi aspetti eh, al mio mestiere, che sono una persona assorbe molto, cioè nel senso vado a Napoli dopo un po' comincio a parlare come loro, ma delle volte assorbo anche la modalità della persona, sì, non sì, tanto sì. l'accento o come parlano e, e questa cosa è utile da una parte dall'altra è faticosa perché non me ne accorgo, certo. quindi non so come usarla certo. eh, però ho questa cosa forse perché non essendo una persona che, che ha un ego molto basso io, allora facilmente mi come una spugna, facilmente Assoluti. prendo lo, il tuo punto di vista, no? perché non sono molto critico, no? per cui lo, lo prendo molto facilmente e quindi comincio a comportarmi in quel modo anche perché forse, chissà, deriva da, da cose molto più profonde che sono il desiderio di essere accettati, eccetera. Che poi chi fa questo mestiere, soprattutto l'attore, non tanto il regista, lo fa per quello, perché c'è un gap da colmare, vuole essere accettato, vuole essere amato, vuole essere coccolato. Vuole essere... Questo può valere pure per i giornalisti. No, eh, vale sì. un po' per chi eh, come no. infatti non è una eh, cosa come solo come no. degli come attori. Sì, sì. No, volevo poi, eh, come dire, chiederti un'altra cosa, la politica, io ti ho sempre visto impegnato, <ride> no, no, nel senso più alto, ho visto impegnato appunto il festival di Riace, tra l'altro sono stato tuo ospite, eccetera, ma ti ho visto impegnato con gli ultimi, su, sui migranti, molto, molto, molto impegnato, non è che vorresti domani… Eh, fare politica che ti interesserebbe <ride> no? so, torna una vecchia una vecchia cosa ma film. devo dire la verità come dicevamo anche altre volte eh, oggi eh, quello che sta succedendo adesso eh, secondo me speriamo di non essere smentiti dai fatti poi invece se poi dopo diventa tutto eh, come dire gattopardesco pazienza ma insomma oggi mi sembra che ci siano delle, degli elementi in campo che possono rappresentare un elemento di, di novità di svolta eh, chiaramente bisogna poi vedere come. Com Quindi c'è com la politica nel tuo, eh, nella, nel tuo domani, c'è la politica. La, ma guarda, la politica in senso lato c'è sempre stata, anche no. perché io, eh, tranne qualche raro caso, eh, anche le scelte lavorative sono sempre state vincolate ha un senso che io potevo ricondurre in qualche modo a un senso politico ampio, no? i film che scelgo di fare, a teatro, le spettacolo che scelgo di fare, devono avere sempre un legame con qualcosa che ha a che fare con la realtà. Quindi io questo è anche l'attività, diciamo, la piccola attività che faccio come... Quindi diciamo, hai, rinunciato, hai rinunciato anche a dei ruoli nei film, quando che anche non, che dei non ruoli, ti sì. convincevano, la fai insomma. Sì, in alcuni casi, in alcuni casi sì, quando c'era qualcosa che proprio non... Non mi piaceva per il contenuto, non magari la sceneggiatura era bella, però il contenuto diceva qualcosa che io non, non condividevo e lo diceva per affermarla, perché delle volte uno può fare un personaggio negativo, certo. ma per negare quella negatività, però ci sono delle volte che tu ti trovi di fronte a delle storie che raccontano una cosa che per te diciamo, è negativa, certo, certo. per affermarla come positiva, allora in quel caso non puoi diventare strumento di quella cosa, certo, certo. se te lo puoi permettere. Poi, Senti, un volta. personaggio politico... E qui, eh, ce lo devi dire, un personaggio politico che ti ha ispirato, che ti è piaciuto, o più personaggi politici? Beh, adesso facendo riferimento a questo film di Scivoletto, nel film di Scivoletto c'è Berlinguer, eh. Eh, perché questo bambino ha un amico immaginario che, <ride> che gli parla <ride> nei momenti di difficoltà, arriva e gli, lo aiuta. Altre volte non lo aiuta, lo mette in difficoltà. Eh, penso che quella sia una figura di riferimento non solo per chi ha un orientamento politico diciamo, di sinistra, penso sia una figura di riferimento in, in assoluto perché era una persona con un, di una statura eh, talmente elevata che sfido chiunque a dire che Berlinguer fosse insomma, criticabile, no? anche per la, per la posizione che ha preso nei confronti dell'esperienza dell russa, ehm. la questione morale in Italia, insomma voglio dire, e quindi come si fa a non prenderla in considerazione? Dei, dei recenti è molto più difficile. Eh, anche perché quel livello di qualità non politica non c'è proprio più. Ma non c'è più quel tipo di impegno Non c'è più quel di impegno, ma, ma c'è anche una società no, un che non lo fluida, richiede. Un po' fluida, capito? Me. Un po' più fluida. O meglio, più che non lo richiede, non lo rende possibile. Ecco. Il cioè, ragionamento, ragionamento l'elaborazione diventano cose lunghe. Anche la proiezione in un futuro no? eh, cioè, cose Pensare come il mondo potrebbe essere no? invece non c'è più questa diventano cose lunghissime che richiedono il, 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 il calcio. Il calcio non no, è niente, non, non hai mia una vita. squadra. No? Ti fa no, poi per il Napoli. Diciamo, sono, sono tifoso, una parola grossa. No. Sono un, un fortemente simpatizzante. Per, sono un simpatizzante molto accanito ecco, per, per, per il Napoli, è eh, un po' il Cosenza. Insomma, il Cosenza, sì, seguo poco il calcio calabrese, eh, no, no, ma non seguo poco il calcio in generale. Se, Napoli, per forza. Beh, perché, il Napoli perché ti assorbono? Sì, stando a Napoli, Napoli e no? no? come dire, il Napoli cioè, fa senti, parte: Hai, hai rapporti con i vari De Sica, Verdone? Eh? No, loro non li conosco proprio. È una parte, diciamo, del cinema italiano che seguo come spettatore, nel senso che vado a vedere i film, ma non, non, non ho un rapporto, non ho un grado di separazione, ho cioè più gradi di separazione con loro. Non so io cosa potremmo chiedere <ride> perché non ha sottolineato. fate di, domande di, imbarazzanti. Di, 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 no, perché più. la religione ne abbiamo. insomma, un amore. Ecco, L'amore. L'amore cosa? l'amore c'è so che è una bene. domanda banale, però sì, sì. un personaggio. È, no, l'amore c'è, eh. va bene, quindi quello va bene così. Sì, cioè, gli attori sono ambiti, no? Ma guarda, questa cosa è anche... Tu sei un fedele secondo me. Io sono un fedele, sì, abbastanza. Cioè, Mi quindi anche in questo è è antidivo, perché questi divi sì, sono questi Ma non è vero, guarda, perché per esempio nel cinema, a parte nel cinema statunitense, ci stupirebbe di quanti di quante star sono 25-30 anni sposate sì. con la stessa donna, hanno una famiglia, perché poi lì sono anche un po' diciamo più, c'è cioè una cultura più rigida da questo punto di vista. Però ti stupirebbe anche per l'Italia, perché ci sono tanti colleghi miei. Che sono sposati con figli, che hanno una vita familiare assolutamente ottenuta. Tutti tre Luca, però, ha una separazione, diciamo, Prima. Mo, molti anni fa. Però che ne so, Vinicio Marchione c'ha una compagna oh. da una vita, ha due figli, fa una vita di famiglia, ma ne potrei dire tantissimi sì, altri. Sì. Che quindi sono non la... è vero quello che dicendo si... Non è vero, è un pregiudizio, come, come, mm -hmm. come ce ne sono tanti sul, sul nostro mestiere, anche perché è un mestiere poco noto. Perché è un mestiere che la gente impara a conoscere attraverso l'aspetto più diciamo superficiale. Privo, che è, sì. Uh, il o il gossip dei giornali sì, cioè, oppure il film sì. ma c'è tutta una vita dietro tutto questo che è poi la parte preponderante certo, della vita sì. di ognuno di noi che è fatta di, di, di ordinario sostanzialmente sei sì, eh, sì, un uomo social no. o no? no purtroppo non sono un uomo social mi viene rimproverato perché tu dovresti fare di più sui social eccetera ma io non sono proprio capace cioè faccio il minimo indispensabile quando ecco adesso esce il film di scivoletto prendo qualche cosa e la, e la condivido sui miei social però più di questo non riesco a fare. Dovrei assumere un uno che ti faccia, uno che faccia questo, sì, in maniera. Ma però io non sono capace. Dico un uomo di mare, quindi ogni tanto suo telefono lo stacchi, no? Spesso. Il cioè. telefono non ho <ride> un buon rapporto <ride> col telefono. Ecco, voglio dire, può diventare anche ossessivo questo mondo dei social, l'eccessiva comunicazione, il fatto che poi. Significa stare appresso a questo smartphone, ai Whatsapp, alle email. Sì, qui si apre un discorso troppo ampio che è non possiamo chiaro, fare adesso. No, c'è cioè, cioè un discorso di, 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 di patologia mm. eh, molto forte, che tra l'altro è molto vivo in questo momento, c'è cioè un discorso che, mh, di patologia, anche diciamo, inserita in una qualità della vita che a quanto pare peggiora nel, nel rapporto con, con gli smartphone, con una realtà virtuale, mm. eccetera. Ma che tra l'altro peggiora soprattutto per noi cioè noi che abbiamo, abbiamo dovuto impararlo quindi no, non fa parte della nostra sì, organicità siamo mentre digitali. il nativo digitale eh, vabbè, probabilmente e ha un e altro si con per che per il nativo dicevi, digitale questo tipo di rapporto non è così dannoso come per noi con cioè, quello che dicevi prima si ricollega a quel fatto, i giovani sono pronti sì, no? cioè, esatto. siamo proprio in chiusura no? c'è un attore americano Ecco, sì, che, ti piace, che ti piace, che ti appassiona, del quale vedi i film? E... Allora, io appartengo alla generazione di chi venerava, eh, diciamo, gli, gli, gli appena usci, usciti dall'actor studio. Quindi De Niro eh, Alpacino, che cioè. poi successo è stato un po' meno, eh, Hoffman, questa roba qui. Però, io ho un attore che per me è il dai, dai, grande dai, lo attore lo di, di tutti i tempi, diciamo. Cioè che tra l'altro ha, ha fatto una cosa molto importante, come ha fatto il Papa qualche tempo fa, il nostro Papa che si è ritirato, questo attore si è ritirato sì. quando ancora poteva fare tantissimo, che è Daniel De Lewis. Daniel De Lewis penso che per quello che ha fatto al cinema, per le scelte che ha fatto, per il tempo che si è dato per prepararle, quindi assolutamente fuori dal, dal, dal sistema. Quindi tu credi che ci sia un, un tempo per tutte le cose? Sì. E Soprattutto mi ha molto incuriosito questa sua scelta di dire a un certo punto a 60 anni, quindi non è che no, uno che cioè. poteva continuare fino per altri 20 a regalarci grandissime interpretazioni, ha deciso: non basta, non, ho fatto abbastanza, devo dire che ho fatto tanto, non faccio più nulla adesso, non so cosa faccia nella vita, ma non fa più l'azione. Senti quel matto di Jack Nicholson? Jack Nicholson è una cosa <ride> meravigliosa. Jack Nicholson è un altro grandissimo attore, sì sì sì. Ma, se dobbiamo fare un elenco, ci sono cioè, cioè, in certo. Italia, anche italiani. Oppure Kevin Costner cioè, dire. Kevin poi, Costner, è... sì, ma ce ne sono veramente tanti. Noi dobbiamo chiudere. Mm. Grazie per essere grazie stato Grazie a voi, eh? ho mangiato bene. Beh, finiamolo bene. poi... Ma... Ecco, questo qua eh. lo mangio, perché sì. per Buon augurio. Esatto. <ride> è buon marinaio, un polpo. Io un sono... polpo eh. che tu peschi, io invece <ride> sono capace. Quindi. grazie e arrivederci. Grazie, arrivederci.